Nuovo video di cucina. Oggi vi mostro come preparare dei biscottoni buonissimi. È una ricetta che ho visto tempo fa in televisione e ho voluto rifarla. Vi assicuro che sono buonissimi e andranno a ruba. Sia per la prima colazione sono ottimi, sia come merenda anche per i vostri bambini. Quindi provateli e fatemi sapere se vi sono piaciuti. Vi lascio al video e vi mando un bacio. Ciao! Ecco gli ingredienti per il nostro biscottone. Allora ci vorranno 600 g di farina. La farina che preferite, io sto usando quella integrale di farro, ma voi potete utilizzare tranquillamente la farina zero, quella che volete, come sempre. 230 g di zucchero integrale di canna o zucchero normale semolato bianco. Poi qui abbiamo 80 g di olio di mais oppure 80 g di burro, 80 g di acqua e 50 g di rum, 3 uova intere, 200 g di cioccolato fondente e 200 g di cioccolato al latte. Io le ho già spezzettati, vedete, l'ho già tritati, del sale, 10 g di lievito per dolci. Questi sono i nostri ingredienti, procediamo con la preparazione. Eccoci pronti. Allora, in una ciotola abbiamo messo le 3 uova con lo zucchero e iniziamo a sbattere con una frusta elettrica. Lo zucchero va lavorato un po' di più rispetto allo zucchero semolato normale. Dopodiché aggiungeremo l'olio o il burro. Il nostro rum. Ora aggiungiamo la farina. Man mano. Una volta aggiunta tutta la farina, aggiungeremo il sale e i 10 g di lievito per dolci. E iniziamo ad impastare con le mani. Ecco qui, una volta ottenuto questo bel impasto, quindi abbiamo aggiunto i due tipi di cioccolato, dobbiamo andare a formare 3 panetti e adagiarli sulla placca del forno. Eccoci pronti, allora andremo a ingrandire le mani e andiamo a formare dei panetti. Che poi adageremo, come dicevo prima, sulla placca del forno. Ok. Uno. Eccoli qui. Abbiamo formato i panetti, li abbiamo messi sulla placca da forno e ho leggermente inumidito i panetti con dell'acqua e ci spolvero su dello zucchero di canna. Poi questo è facoltativo. Eccoli qua. E ora andiamo ad infornare. Ecco qui, inforniamo in forno ventilato a 180 gradi per 20-25 minuti.
Eccoli qui i nostri biscottoni al cioccolato sono pronti. Allora, dopo averli sfornati, li ho lasciati raffreddare per una mezz'oretta, dopodiché li ho tagliati a pezzettoni. Voi potete anche, dopo averli tagliati a pezzettoni, metterli di nuovo in forno e farli tostare. Quindi saranno anche più croccanti e per conservarli vi consiglio di metterli in una scatola di latta, così dureranno più a lungo. E niente ragazzi, questi sono i biscottoni. Se provate a farli, mi raccomando, scrivetemi tutto nei commentini se vi piacciono, se vi sono piaciuti. E niente, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!